Salve ragazzi, oggi è l'ultimo dell'anno e siccome devo spedire un carburatore, un iscritto al canale mi ha chiesto se avevo un 1210, ce l'ho, però glielo devo pulire. Innanzitutto tolgo il getto perché il getto è nuovo, ho solo voluto vedere se si avvitava bene. È un getto nuovo 50, anzi 48, perché ho chiesto che getto montasse il suo CAV. Vediamo un po' se riusciamo a mettere a fuoco. Anzi, poi ora ve lo faccio vedere. Quindi ora andiamo a pulire un carburatore, perché questo carburatore di suo montava. Era montato sul mio CAV quando l'ho comprato, che aveva un 60 polini e montava un getto 58 con filtro originale tutto sforacchiato. Qui ne ho messo un 50 nuovo, un 48, scusatemi, nuovo. Vediamo di mettere a fuoco. No, non ci riesco. Comunque è un 48, lo mettiamo da parte. Ora prendiamo un po' di diluente, anzi smontiamo tutto il carburatore, innanzitutto. Smontiamo la stina, la levetta dell'aria. Qui c'è la molla, la estraggo, sfilo la stina, poi andiamo a togliere la ghigliottina, un attimo solo che questo cacciavite fa i capricci. Fatto. Allentiamo l'altra. Vi cambio inquadratura, ragazzi, perché così rischiate di vedere molto poco. Sollevo un po'. Ecco fatto. Allora, andiamo a togliere la ghigliottina perché puliremo anche quella. Finiamo. Questa è la ghigliottina. Ora con un punteruolo andiamo ad estrarre il galleggiante. Vedete? Sfilo il fermo. Controlliamo lo stato dello spillo conico, guardate,
Questa parte, la punta in gomma, non deve essere ingottita o deformata. Questa in buone condizioni. E ora prendo il diluente con un pennellino e andiamo a pulire tutto. Questo carburatore tutto sommato era abbastanza pulito, però prima di spedirlo, voglio dargli una pulitina. Pennellino e cominciamo a pulire i singoli pezzi. Vediamo un po', così non vedete. Vediamo se mi metto di qua. Avrò un po' le mani avanti, ma pazienza. Quindi puniamo il galleggiante, tutto sommato era pulito, lo mettiamo da parte, vediamo un po' dove appoggiarlo, un posto pulito, liberiamo un po' di spazio e mettiamo tutto su questo straccio pulito. Ghigliottina. Con questa pulizia tolgo i residui di olio che c'erano, perché il carburatore era abbastanza pulito. Diamo una bella pulita all'interno. All'esterno. Puliamo la stina. E ora andiamo a smontare la pipetta dove all'interno c'è il filtro. Benissimo, come vedete il filtro era abbastanza pulito, ma puliamo tutto lo stesso. Mettiamo da parte. Ora andrò a soffiare ogni foro presente nel carburatore con l'aria compressa, in maniera tale da essere certo che se ci sono otturazioni o cose del genere, comunque le ho eliminate. Benissimo, quindi andremo a soffiare. Guardate, cerco di togliervi il flash che vi dà un riflesso un po', ecco fatto.
Allora, andiamo a soffiare qui dentro, qui, poi qui dentro, nel tubicino, nello spruzzatore, qui, ci sono dei forellini piccoli, anche lì andremo a soffiare e poi rimonteremo tutto. Diamo una pulita alla vaschetta che c'è giusto un po' di residuo d'olio. Anche dall'esterno una bella pulita. Bene. Ora ragazzi, mi allontano un secondo che devo soffiare con il compressore. Un attimino solo. Soffiata con il compressore è stata data. Ora prendo tutti i pezzi, li sposto. La molla la mettiamo qui. E ora andiamo a rimontare tutto. Spostiamo questa padella. Rimontiamo tutto. Allora, prima cosa che andiamo a rimontare è galleggiante con spillo conico. Cosa faccio? Qui c'è un'asola dove infilare lo spillo conico e lo infilo. Poi posiziono il galleggiante, infilo lo spillo conico nel foro, posiziono il galleggiante nella sua sede, ecco, vedete si è sfilato il galleggiante, oh, mi metto così in orizzontale. Galleggiante e lo spillo conico inserito nel foro galleggiante qui prendo il piolino come fermo e lo infilo, guardate, senza sforzo si infila, mi aiuto con una pinzetta volendo in maniera tale di essere sicuro, vedete che sia entrato tutto. Fatto, è andato. Poi montiamo il getto. Vediamo se ora si vede senza flash. Niente, non riesco a farvi vedere che è un 48, pazienza, però è 48. Richiudiamo tutto. Avvitiamo il getto. Infiliamo la stina. Da che parte infilare la stina? Da questo verso o da questo dove ci sono queste scanalature?
Allora, le scanalature vanno verso la parte interna perché vedete qui abbiamo un piolino che entra ed esce ad elastico. Allora, infilo qui, poi posiziono la molla, guardate, aggancio la stina, inserisco la vite, avvito giusto un po'. Bene, prendo la molla e con il cacciavite la spingo in basso in maniera tale che entri al suo posto. Aspettate che non ho avvitato bene la vite. Fatto, vedete, prendo la molla e la spingo all'interno. È andata. E ora avvito del tutto. Questo è alluminio, quindi quando stringiamo, attenzione, senza esagerare, vediamo, scatta. Funziona. Ora, ghigliottina, c'è un unico verso come infilarla, non vi potete sbagliare. La dovete infilare così. Guardate. Il cappuccio in oraia, così posso avvitare bene. Il cappuccio con la molla. Vedete? Dove stanno le viti? Quali erano quelle di qua? Dovrebbero essere queste. Una, due. Avvitiamo. Un po' scomodo perché ho la stina su un lato e l'archetto sull'altro, ma ci riusciamo con calma e pazienza. Andiamo. Le viti avvitiamole un po' per volta, mai prima una e poi l'altra. Perché sennò rischiamo che il cappuccio non faccia la tenuta che deve. Lasceremo un po' di spazio per far trafilare aria, il carburatore aspirerebbe più aria del dovuto. Allora, andiamo. Una in battuta, anche l'altra in battuta ora. E ora posso stringerle prima una e poi l'altra. Uno e due. Riposiziono il filtrino nella sua sede. Guardate, e avvito la pipetta. Qui si fa molta molta attenzione perché rovinare la filettatura dove si avvita la pipetta veramente ci vuole pochissimo. Quindi, se non gira bene, risfilate e riavvitate per bene, perché se avvitate storto e rovinate la filettatura, poi prendete il carburatore e lo buttate, perché questo è alluminio. Non credo che tutti in casa abbiate una filiera per rifare le filettature. Allora, avvitiamo, mettiamo la pipetta così in maniera tale che esca per il tubo della benzina.
fatto e avvitiamo la vaschetta. Uno e due. Questi sono i carburatori che facevano una volta con le vaschette di alluminio, che secondo me sono anche migliori di quelle in plastica perché non si deformano. Allora, anche qui vale lo stesso discorso, mai avvitare prima tutta una vite e poi l'altra. Uno. Due. Fatto, ragazzi. Nostro carburatore pulito, pronto, va benissimo. E questo è un 1210, non ce ne sono molti in giro originali perché nuovi si trovano e si comprano, e al prossimo video, che sarà sicuramente l'anno prossimo. Ciao ragazzi. Thank you.